Dio non è il Dio dei preti, perché loro hanno il Dio denaro, hanno il Dio mammona, poveretti. Il vero Dio non è il Dio dei papi, perché il loro Dio è falso, è una statua, un pezzo di legno, di cemento, non è il vero Dio. Il vero Dio è spirito, è glorioso, è un Dio di potenza, che non può rinchiudersi, perché Lui è il padrone dell'universo, non puoi rinchiuderlo in una statua, non essere ignorante. Il vero Dio non è il Dio della Chiesa romana, il vero Dio è il Dio del cielo della gloria, che è seduto nel trono della gloria. Il vero Gesù non è una statua, non siate ignoranti, quella ignoranza ti porterà all'inferno. Chiedi perdono a Cristo, Gesù Cristo dice anche nell'Evangelo di Matteo, alleluia, verso 9, dice il Signore Gesù: non chiamate nessuno, alleluia, concentratemi, alleluia, 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 il tempo para todo, gloria a Cristo, e nel nome del Signore, alleluia. Gesù Cristo dice nel Vangelo di Matteo capitolo 23 verso, alleluia, 9, dice Gesù Cristo, ascoltami bene, anche tu musulmano, perché anche l'Islam ti porterà all'inferno, perché il vero Dio non è il Dio del Corano, è il Dio del Vangelo, alleluia. Gloria a Gesù, alleluia. Gloria sia, alleluia. Gesù Cristo dice nel Vangelo: non chiamate nessuno padre sulla terra. Ascoltate, cattolici, voi che chiamate Santo Padre il Papa, non lo sai che il Papa è un uomo, un umano? Il Papa è un peccatore? Non lo sai tu che il Papa è un uomo come tutti gli altri? Alleluia! Ma come lo chiami Santo Padre? Se Gesù dice, alleluia, scusa, gloria a te, stiamo Gesù predicando, adesso non, alleluia, dice la Bibbia, alleluia, lo voglio leggere, nel Vangelo di Matteo capitolo 23, alleluia, ascoltate, cari che dite di essere cattolici, in Italia c'è la tradizione di io sono cattolico, io morirò cattolico, ma cosa stai dicendo? Io sono nato cattolico e morirò cattolico. Vuoi andare all'inferno? Il cattolicesimo è pagano. Gloria a Gesù. Il Vaticano è corrotto. Il Vaticano è una mafia. Gloria. I papi sono dei criminali. Hanno ucciso tante persone nella storia. Alleluia, Gesù. Gesù Cristo dice, guardate, guida, nel Vangelo di Matteo, capitolo 23, verso 9, non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, alleluia, non chiamate nessuno sulla terra vostro padre. Qui dice la Bibbia, Gesù Cristo che parla, non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è vostro padre, colui che è nei cieli, l'ha detto Gesù, carissimi, alleluia, non chiamate nessuno padre sulla terra. Allora perché chiamano Santo Padre il Papa, se Gesù ha detto di non chiamare nessuno padre? Alleluia. Questo Papa bergoglio, il Papa dell'imbroglio, è un inganno diabolico, perché il diavolo vuole farti disubbidire al Signore. Lo sai qual è lo scopo del diavolo? Sai qual è l'interesse del diavolo? Che tu disubbidisci alla parola di Gesù, perché la parola di Gesù è la verità. Allora, cari di Barcellona, se Gesù Cristo ha detto non chiamate nessuno padre sulla terra, l'ho letto qui sul Vangelo, non chiamate alcuno padre, perché loro si fanno chiamare padre? I preti padre? Ma cosa state dicendo?
I preti non sono padri. L'unico padre è Dio. Amen. Alleluia. Così ci insegna Gesù Cristo. Alleluia. E poi c'è quell'uomo a Roma, al Vaticano, quel cosiddetto papa che si veste di bianco, si fa baciare l'anello, hanno tanti milioni di euro, oro, ricchezze, sono dei falsi profeti. Si fa chiamare Santo Padre, è una eresia. Non chiamate nessuno padre sulla terra. Non essere ignorante. Non chiamare padre un uomo peccatore. Il Papa, anche lui è un peccatore. Il Papa non è infallibile. Sai cosa vuol dire infallibile? Che non sbaglia mai. È una bugia questa. Il Papa, anche lui è un peccatore. È un uomo imperfetto, è un uomo che sbaglia, e ve lo dimostro subito adesso dove sbaglia il Papa. Sapete dove? Quando si inginocchia davanti alle statue, come fanno queste persone, poveretti, che adorano quei idoli abominevoli. Non conoscete il vero Dio, siete nell'errore, cari, mi fate tanta tristezza, ma pregherò per voi che vi liberi, alleluia. Alleluia! Perché così facendo rovinate voi stessi. Io vi devo dire la verità. La Bibbia dice: poveri sono quelli che adorano le immagini. Lo dice la Bibbia, anche la Bibbia cattolica. Dice che sono tutti corrotti e sono insensati. Alleluia! Gli adoratori delle immagini, delle sculture. Sono morti come le statue che essi venerano. Chi venera una statua è morto come la statua che sta venerando, perché la statua è morta. Guardate queste immagini. Non parla, quell'immagine lì, quell'idolo lì, quel cosiddetto frate, non so nemmeno come si chiama, non voglio saperlo. Quello lì non ti può rispondere. È inutile che lo baci. Ma cosa stai facendo? Mio Dio, perdona loro, Padre. Ecco perché il mondo è in rovina, fratelli. Vedete? Dobbiamo predicare la verità. Amen? Perché solo Cristo salva. Solo Gesù salva. E queste cose vanno contro la verità del Signore. Questi idoli, guardate qua. È tutto un inganno della religione, dei papi, dei preti, che hanno fatto tutte queste cose per il business, il denaro, e il diavolo li ha sedotti, perché tutte queste statue sono del diavolo. Gesù non è lì, guardate lì, hanno una croce con un pupazzo sopra, non è Gesù. Quello lì che c'è su quella croce di metallo, di legno, non è il vero Gesù, è un falso Gesù. E io, come servo di Dio, devo smascherare queste cose, perché queste cose portano alla perdizione. Il Gesù della Chiesa Cattolica non è il vero Gesù, perché il loro Gesù è una statua, è un'immagine, un pupazzo di legno, di metallo. Il vero Gesù non è lì, quelle statue, quegli idoli. Il vero Gesù Cristo è in cielo. Alleluia! Alleluia! È il Re dei Re! E lui ritornerà dal cielo a giudicare i vivi e i morti. E la Bibbia dice che gli idolatri, i bugiardi, i peccatori, i ribelli saranno gettati nello stagno di fuoco. Guardate cosa dice la Bibbia. I codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri, quelli che adorano gli idoli, e tutti i bugiardi. I bugiardi, dice qui in Apocalisse 21, verso 8, tutti i bugiardi, la loro fine sarà nello stagno di fuoco che arde con fuoco e zolfo.
che è la morte seconda. Gli idolatri e tutti quelli che fanno i peccati, il male, gli omicidi, i maghi, gli idolatri, i bugiardi. Ecco, i preti bugiardi andranno all'inferno. Il papa bugiardo andrà all'inferno, perché il papa è un grande bugiardo. Non predica la verità. Dice qui in Apocalisse che i bugiardi andranno all'inferno. Perciò i preti bugiardi, se non si pentono, andranno all'inferno. I preti omosessuali, se non si pentono, andranno all'inferno. I preti pedofili, se non si pentono, andranno all'inferno. Insieme a tutti i peccatori che hanno fatto il male, tra cui anche gli idolatri, quelli che adorano gli idoli, come queste cose qui, andranno all'inferno, quelli che credono a queste cose. Perciò vi voglio dire, pentitevi, chiedete perdono a Gesù, amen, perché cari che siete qui a Barcellona, prima di finire questo messaggio importantissimo della parola di Cristo Gesù, vi voglio dire, l'unico che può perdonare i peccati è Gesù Cristo direttamente, non è un prete che ti perdona. I preti, la maggior parte di loro sono bugiardi, peccano di nascosto, vanno con le donne di nascosto, vanno con gli uomini di nascosto, sono bugiardi e insegnano cose che non vengono dalla Bibbia, vi insegnano cose false, a venerare le statue, gli idoli, le madonne di legno, i santi di legno, i pupazzi di legno o di gesso. Perciò sono bugiardi e i preti non vi possono perdonare. Ascoltate che questo messaggio vi farà del bene. L'unico che può perdonare i peccati si chiama Gesù Cristo. Amen. L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, la via, la verità e la vita, poiché dice la Bibbia che vi è un solo Dio. È un solo mediatore, un solo intercessore, che è Cristo Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo, il Re dei Re, il Benedetto in Eterno.